Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione. Oggi ragazzi parlerò di Elisabetta Franchi, la grande stilista che ha aperto il suo atelier famoso in tutto il mondo con più di 1000 rivenditori, 88 negozi in tutto il mondo, la famosa Elisabetta Franchi, che è una grande ragazzi, vi invito a seguirla, che ieri è uscita su Rai 1 a ruota libera, nella trasmissione televisiva a ruota libera. Oltre al fatto che il sottoscritto ha visto un po' su Sky la sua vita, quello che è successo, ieri l'ha ripetuta a ruota libera sulla Rai. Quindi che cosa ha a che fare Elisabetta Franchi con l'ipnosi di CS vera e professionale, adesso mi chiederai. Bene, quando parlava Elisabetta Franchi, partita dalla miseria, ha detto: io avevo un'idea fissa nella mia testa quando ero piccolo, un'idea, vestire le donne. Ecco la magia, come diceva anche San Francesco d'Assisi, prima di coniare il termine ipnosi nel 1100 d.C., attento a ciò che dici e a ciò che pensi, perché può diventare la profezia della tua vita. E aggiungo, oltre a San Francesco d'Assisi, nel bene e nel male. Quindi il fatto è che adesso Elisabetta Franchi abbia parlato di successo, di ricchezza, di essere famosi, eccetera eccetera, come è diventata lei, partita dalla miseria più nera, dalle crisi più nere, dalle violenze più nere, perché ne ha subite di tutti i colori. Elisabetta Franchi, ti invito a sentire la sua storia, per me è una grandissima, e non è un caso che ama gli animali, soprattutto i cani, ne ha ben 8 a casa sua, eccetera eccetera, cani randagi. Ma a parte tutto ciò, rifletti un attimo anche nella salute, nelle relazioni, nel benessere in senso lato. Esiste l'idea fissa. La stessa Elisabetta, parlando della figlia, dice: io non so come mai mia figlia ha 4-5 idee, quindi è un po' confusa su cosa vuole fare da grande. Bene, questa confusione genera dubbi, e il tuo subconsciente, il tuo pilota automatico, non sa dove drizzare, rizzare, mettere le vele, ok? Perché non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare, diceva il buon'anima di Seneca. Seneca, se lo conosce, un famoso scrittore, poeta romano. Detto ciò, rifletti un attimo: se nella salute una persona crede all'ipnosi di massa, come il coronavirus, crede nella che prima o poi si ammalerà di tumore, crede che prima o poi morirà a 50 anni, a 30 anni, a 80 anni, crede che prima o poi qualcuno lo farà ammalare, eccetera eccetera, bene, ogni tuo desiderio è un ordine, dice il genio della famosa lampada di Aladino. Io adesso sto spaziando, ragazzi, per farti capire come funziona il tuo computer, il mio computer, il nostro computer, in tutto ciò che puoi immaginare. Perché tutto ciò che puoi immaginarlo, nel bene, aggiungo nel male, lo puoi realizzare. E l'ipnosi subentra come strumento per pensare bene, per eliminare tutte quelle nuvole nere che ti fanno ammalare, che ti fanno stare male, che ti fanno arrabbiare, che ti fanno avere paura, che ti fanno essere povero, che ti fanno avere corna, tradimenti, relazioni negative, passare di polline in polline, di fiore in fiore, scusami, a impollinare, ok? Ecco cosa non va bene. Ma nessuno, guarda caso, ci dà il manuale delle istruzioni, nessuno. Chi è fortunato, tra virgolette, chi non è fortunato, perché la mamma e il papà seminano da piccolini certe cose e si lascia al caso. Quando poi, se uno avesse il manuale delle istruzioni, girasse, capirebbe che tu al bambino devi dare un'idea, farlo concentrare su quell'idea, farla diventare un'ossessione positiva e salutare, e tu vedrai che prima o poi, se semini un solo seme, tu raccoglierai. Ecco il punto, ragazzi. Quindi sono partito da Elisabetta Franchi, che gli auguro tutto il bene di questo mondo, per farti capire che bisogna anche seminare e pensare positivo, ma soprattutto convincere il subconsciente, il tuo pilota automatico, perché finché il pensiero positivo, l'idea fissa sta in superficie, prima o poi appassisce questo seme, ok? Muore. Tu devi farlo entrare nelle viscere della tua anima, del tuo cuore, del tuo subconscio, del tuo DNA, e vedrai che prima o poi darà i suoi frutti. Quindi
riassumendo, se hai problemi puoi andare da qualcuno, oppure se non hai voglia di girare cappelle mi puoi seguire anche con l'autoipnosi di CS Vera Professionale. Con uno solo audio MP3 tu puoi uscirtene dal tuo passato negativo, cambiare la tua vita, eliminare quei sensi di colpa, quei rimorsi, quei risentimenti, quella rabbia, quella tensione, stress che ti impediscono di realizzarti, ok? E tu pensi e credi al destino. Ma un famoso personaggio, Carl Jung, per alcuni Carl Jung, diceva: rendi cosciente il tuo inconscio, altrimenti sarà il tuo inconscio a guidare la tua vita e tu lo chiamerai destino. Per cui, ragazzi, non esiste veramente il libero arbitrio. La bella notizia è che tu non è colpa tua, è colpa adesso, oggi, da 40 anni a sta parte, dei poteri forti, della TV di massa, dell'ipnosi di massa, che ci condiziona, ci manipola e sa dove andremo a parare. Per cui se tu vuoi vivere felice, senza pesi, senza catene, come è successo al sottoscritto che dal 2008 fino al 2008 da ipnotista autodidatta aveva un'ansia dove somatizzata, qui mi sentivo un peso al petto, oppure emicrania, mal di testa cronico, pensavo che avessi preso da mia madre, mezza sua mancata, all'epoca quando ero uno studente lavoratore senza una lira in tasca. Oggi grazie a Dio posso stare bene per le prossime 300 vite. Cosa voglio dire? Io con l'ipnosi della dottoressa Brunini di Los Angeles, da cui poi ho studiato, appreso, affinato, sono diventato un professionista dell'ipnosi vera e professionale, un'ipnosi DCS vera e professionale mai vista neanche nello stesso mondo dell'ipnosi conformista e commerciale, dello stesso Milton Erickson, Dave Hellman, Brian Weiss e altri ipnoterapeuti e ipnotisti molto famosi e validi, nessuno dice il contrario, quindi non confondere cicorie con rape o frunze per sarmente, si dice da queste parti in inglese. Bene, io ti posso garantire che quando ho scoperto questo metodo che ha salvato mio padre dall'ictus nel 2008, io ho esclamato wow, come se vedessi oggi, adesso, i marziani scendere su questo pianeta. Tu esclameresti wow, qualcosa veramente mai visto, ragazzi. E la famosa frase surge tambula in latino, è un bellissimo libro, ti invito a leggere, alzati e cammina, dal punto di vista laico, perché ripeto, l'ipnosi non è né religione né politica. Bene, era diventata realtà quando ho visto mio padre alzarsi dopo un anno e mezzo con piaghe di decubito e camminare come impossessato da una forza misteriosa, la forza del suo subconsciente, spinta però dalle parole, dalle suggestioni potentissime, uniche al mondo, della dottoressa Brunini, uniche, che poi sono diventate mie, l'ho affinate e ho creato il mio metodo DCS, e ci ho messo 10 anni per decidere a mettere la mia faccia sì, la mia faccia, la vedi, davanti a questi schermi, a superare tutte le paure e le barriere per divulgare questo metodo finché sono su questa terra, alla gente di buona volontà, perché chi non vuole nulla può fare per loro, ok? Quindi fammi tutte le domande del caso, ti risponderò gratis, compatibilmente ai miei impegni e ai miei tempi, ok? Perché sono spesso all'estero. Visita la mia fanpage su Facebook, ipnosi e autoipnosi del dottor Claudio Saracino. Visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com. Iscriviti a questo canale YouTube Benessere Ipnosi Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino, e fai share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, quella molla che, come è successo a me tanti anni fa, per cambiare la tua vita dal negativo al positivo. E ricordati, non devi credere, ragazzo, ragazza mia, mio, devi fare. E tutto ciò che vedi in giro non ha nulla a che vedere con l'ipnosi DCS vera e professionale di Los Angeles Beverly Hills. Niente ha a che vedere con queste suggestioni e questo metodo, che non ha uguali nel mondo, ok? Visita anche i miei profili Instagram e Twitter, Benessere Ipnosi Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino, e ricordati, conclusione delle conclusioni: se non ti scroccano soldi, se non ti manipolano, se non ci sono effetti collaterali, se non c'è nessun pericolo, se non c'è nessun danno, se hai sempre il controllo, se puoi dire stop, vai a quel paese, me ne vado, eccetera eccetera, perché una volta che hai creato, documentato, scavato, approfondito, non inizi con l'ipnosi vera e professionale per cambiare la tua vita? Scrivimi e ti dirò come fare. Un bacio e un abbraccio dal dottore Claudio Saracino, e alla prossima. Forza e coraggio. Ciao.